rifugiata a Rocca Sinibalda. In quest'oasi di verde a meno di 100 km da Roma, la mole possente di un castello del 500 non è più una minaccia per i deboli o il sigillo dell'oppressione. Grace Crosby ne ha fatto la capitale dei cittadini del mondo e ha aperto le porte del suo maniero a tutti gli artisti che vivono nel culto dell'arte e della bellezza. La bandiera dei cittadini del mondo sventola sulla torre più alta, mentre la castellana Grace Crosby sembra essersi fermata nel tempo. Chiediamo a lei quale traguardo intende raggiungere con la sua iniziativa. La bandiera che avete veduto rappresenta il simbolo della pace. La mia idea è di elevare questo castello al capitale del mondo della pace. Mi aiutano miei amici, artisti e letterati, diffondendo il mio appello di serenità e amore per tutti i popoli. Avanti, andiamo. Se ci permette, signora, diamo un'occhiata ai suoi ospiti. Per esempio la pittrice russo-greco-americana Alla Kent. Io ho ritrovato qui la pace e la serenità e spero con l'aiuto della mia prossima mostra di divulgare queste idee. Ce lo auguriamo anche noi, signora, ma con i tempi e con i missili che corrono. Come tutti i castelli, anche questo ha un fantasma non conformista. Noi non abbiamo fretta e a mezzanotte in punto lo intervistiamo. Ovunque vado, porto con me surrealismo e libertà. Sparita un'altra volta. Deve essere proprio il fantasma della libertà. Ma che cosa ne pensano a Rocca Sinibalda della castellana e dei suoi ospiti? Io sono un suddito fedele della principessa Crosby e posso dire che la medesima ha fatto del bene a gran parte della nostra popolazione e speriamo che in un prossimo futuro Rocca Sinibalda possa divenire la capitale del mondo. L'unica cosa che mi piace in questa faccenda è la fantasma.